E riguardo alla stanza, professoressa? Pensavo la stessa cosa, Tick. Forse puoi aiutare... Oh, Tick chiede scusa. Ah, eccoti qui. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Sì, professoressa. Così mi hanno riferito i colleghi Hecate e Ronan. Il professor Fig ti ha insegnato diverse cose prima del tuo arrivo. Scommetto che ci sono molte cose che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. È così, vero? Niente affatto, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Pertanto, ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Il professor Ronan ha menzionato qualcosa al riguardo. Il professor Ronan si incontrerà con te fuori per assegnarti il tuo primo incarico. Ora, a proposito della visita a Hogsmeade di cui parlavo, ci siamo organizzati per sostituire i materiali che hai perso, compresi semi, ricette di pozioni e magiformule. Grazie, professoressa. E il signor Ollivander ti procurerà la bacchetta perfetta. A lezione hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori. C'è un negozio di Ollivander a Hogsmeade? Sì. Il suo negozio a Diagon Alley è più noto. Siamo fortunati ad averne una succursale nei pressi della scuola. Il signor Ollivander è un artigiano di bacchette di enorme talento. Non mi rivolgerei a nessun altro per una bacchetta. Sono davvero impaziente di visitare il villaggio. Molto bene. Vorrei che per la tua prima visita al villaggio ti facessi accompagnare da un altro studente. Magari Sebastian Sallow o Nazaio Nai. Ho notato che ti piace passare del tempo con loro. Vorrei andare con Natti. Ottima scelta! Nazaio Nai è una studentessa molto talentuosa e conosce bene la zona. Ti guarderà le spalle, evitandoti sgraditi incontri con gli scagnozzi di Rookwood. Rookwood? Un losco figuro del posto. Meglio evitare lui e i suoi sodali, incluso il suo cosiddetto braccio destro, Theophilus Harlow. Finito con l'incarico del professor Ronan, troverai la tua guida all'ingresso del castello. Non c'è tempo da perdere! Prima completi il tuo lavoro e prima potrai goderti una burrobirra ai tre manici di scopa! Un'altra avventura ti aspetta, eh? Revelio! Eccoti qui. Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore? Proprio così. Ed è un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Potrebbe tornarmi facilmente utile. Più spesso di quanto si creda. Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno acconsentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Ne ho alcuni per te da svolgere oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Completerò subito gli incarichi, professore. Revelio!
È la zona giusta. Chissà dov'è la pagina volante. Revelio! Leviosa! Deve esserci una pagina volante da queste parti. Revelio! Se solo qualche nuovo studente potesse aiutarmi a risolvere il mio problema! C'è qualche anima a piedi spostata in sala? Faccio! Fantastico! Se solo qualche nuovo studente potesse aiutarmi a risolvere il mio problema! Mi auguro che i compiti Ho completato gli incarichi, professore. Meraviglioso! Puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Ricordati di enunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. So, bacchetta pronta! Sì, signore. Ricorda, la tua bacchetta conduce la tua magia. Sì, così. Molto bene. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare con la statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Pare simboleggi una relazione andata in frantumi. Forse qualche innamorato la trovava troppo accurata. Revelio, faccio! Essere così difficile come sei. Ho combinato proprio un disastro.
Reveglio! Ehi là, mi stavi cercando? Nati, non hai aspettato troppo, vero? Per nulla. La professoressa Weasley mi ha detto che devi recarti a Hogsmeade. Immagino tu non veda l'ora di riavere delle cose tue e di vedere il villaggio. Già, non vedo l'ora. Bene, partiamo subito? Vorrei mostrarti Hogsmeade in tutto il suo splendore. Sono felice che la Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Davvero? Sì, avevo pensato di invitarti personalmente. Immaginavo che avresti gradito un bel boccale di burro birra al villaggio. Il gufo della Weasley è arrivato proprio al momento giusto. Oh, non sai quanto sia piacevole respirare dell'aria fresca dopo essere stata nell'aula di antiche rune. Sceglierla come materia opzionale è stato un grave errore, credimi. Ti credo. Anche se suppongo non si possa davvero definirla opzionale quando è tua madre a sceglierla per te. Revelio. Hogsmeade è bellissima in questo periodo dell'anno. Ti diranno tutti di andarci sotto Natale, ma quello è uno dei pochi periodi dell'anno in cui preferisco restarmene al chiuso. Non ami molto il freddo, eh? Oh. Il freddo non mi dà fastidio, anche se ci ho messo un po' per abituarmici. Da noi non nevicava mai, sai? Oh, aspetta, da questa parte. Qui intorno trovo spesso delle mosche crisopa. Oh? Cosa hanno di tanto speciale? Beh, hanno un aspetto interessante. E se le cuoci a lungo, puoi anche usarle nelle pozioni. Guarda, degli ippogrifi sono usciti dalla foresta proibita. Chissà se qualcosa li ha spaventati. Mi ha raggiunta voce che avevano avvistato degli ippogrifi nei paraggi. Credete che Poppy abbia già visto gli ippogrifi? Ovvio. Probabilmente. Quella a sinistra è la foresta proibita. Agli studenti è proibito entrarci, come si evince dal nome. E perché è proibito? I professori dicono che è troppo pericolosa, ma secondo me chiamarla proibita la rende solo più allettante. Ah, ecco Hogsmeade, oltre il crinale, dopo quella rovina. Se potessi, passerei Revelio! Il mio tempo a esplorare. Confesso di essermi stupito quando la Weasley ha detto che conoscevi bene la zona, considerato che non sei qui da molto. Detto così, mi conosce meglio di questo. Levioso! Io direi che senza dubbio a scuola si impara tanto, però c'è molto da scoprire anche fuori dal castello. Thank you.
Ti stai ambientando? Ricordo che nelle prime settimane dopo il mio arrivo mi sentivo strana. Era tutto così nuovo e insolito. Sto cominciando ad abituarmi. E tu? Ti sei sistemata bene alla fine? Mi manca ancora il mio paese, ma anche questo posto è bello. E uscire dal castello ed esplorare i dintorni mi è stato utilissimo per ambientarmi. Adesso a Hogwarts mi sento a casa. Spero che sarà lo stesso anche per te. Signor Moon! È il custode di Hogwarts. Sembra un po' malconcio. Huh? Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro nuovo arrivo del quinto anno? Piacere. Meglio tornare indietro, signorina Onai. Girate i tacchi e... scappate. Va tutto bene, signore? Mi ha guardato dritto in faccia con quei suoi occhi enormi. Di cosa sta parlando, signor Moon? Demi... Guys, brutto, peloso, terrificante. Io torno al castello, lì sarò al sicuro. Buona fortuna a voi. Povero signor Moon, un demi-guys. Mi sa che ha fatto troppa baldoria al villaggio. Devo dire che non l'ho mai visto in quello stato. Ci siamo quasi. C'è tanto da vedere fuori dalle mura del castello, non soltanto Hogsmeade. Quando vuoi esplorare, non hai che da dirmelo. Con le voci che girano sui goblin e tutto il resto, potrebbe farti piacere avere compagnia. Lo terrò a mente, Natty. Grazie mille. Ed eccoci arrivati. Non so proprio da che parte iniziare. I Tre Manici di Scopa è il posto perfetto per gustare una burrobirra, mentre da Mielandia puoi trovare tutti i dolciumi che desideri. Non sono mai Revelio. Dire che fosse il mio negozio preferito. Sicuramente a Hogsmeade troverai tutto ciò che ti serve. La professoressa Weasley ha detto che ti servono delle ricette di pozioni, delle magiformule, dei semi e... Una bacchetta nuova. Ma certo, ti piacerà il signor Ollivander, vedrai. Voglio proprio vedere cosa sarai in grado di fare con una bacchetta tua. Dovresti avere tutto il tempo per recuperare ciò che ti serve e anche per esplorare un po' il villaggio. Fai pure con calma. Quando avrai finito, raggiungimi alla piazza di Hogsmeade. Mi troverai lì. Divertiti! Ci vediamo presto!